verso le periferie del mondo e dell'esistenza, il destino non ha lasciato solo l'uomo. Un meeting non dedicato alle periferie, ma un meeting che sicuramente sotto anche la provocazione di Papa Francesco, delle sue parole, della sua testimonianza, vuole andare a incontrare tutto e tutti. Tutto geograficamente, tutti nel senso di culture, storie, etnie, religioni diverse, tutto anche nel senso dei drammi più diversi che gli uomini vivono, dalle carceri alla malattia, alle condizioni della guerra, della violenza, tanti drammi tragici di oggi. Le periferie sono tutto questo, ma sono periferie anche le nostre scuole, sono periferie molte volte anche le nostre case, il non senso, il dramma della solitudine degli anziani, dei giovani, la perdita di significato dei rapporti più elementari. Ecco, verso le periferie del mondo e dell'esistenza, perché è possibile andarci? Perché c'è una certezza di un rapporto con il destino. Il destino non ha lasciato solo l'uomo, il destino è presente come domanda di senso nel cuore di ognuno, il destino è presente come presenza nella realtà, come provocazione continua che arriva dalla realtà. Il destino, noi cristiani diciamo anche, perché lo viviamo come esperienza, è presente nella storia cristiana, è presente nella Chiesa. Allora, verso le periferie del mondo dell'esistenza, perché il destino non ha lasciato solo l'uomo, andiamo a scoprire quanto questo è vero e soprattutto quanto questo tiene di fronte alle sfide di oggi. Lo verificheremo nel meeting di quest'anno. Il meeting di quest'anno è un meeting che per 35 anni tocca e incontra anche la storia della nostra città e quest'anno in maniera particolare, a 60 anni dalla prima proiezione della strada del grande maestro Federico Fellini, il meeting apre con la suite di Nino Rota tratta dal film La Strada, con l'esecuzione live dell'orchestra di Bergamo e Brescia, quindi un grande avvenimento dedicato al maestro Fellini sicuramente, dedicato alla città di Rimini sicuramente, ma ancora di più direi dedicato a quel sasso che se non avesse senso neanche le stelle avrebbero senso.